Ciao, oggi prepariamo la bavarese allo zafferano. Dedico questo dolce a Carolina, la proprietaria del Podere Rio 2 di Vicchio, nel Mugello, che coltiva appunto lo zafferano e che mi ha dato lo zafferano necessario a realizzare questo dolce. In questo podere ho passato quest'estate una giornata magnifica. Questi sono gli ingredienti: una base di daiquiris di noci che io ho preparato in precedenza, troverete la ricetta all'interno del mio canale YouTube, delle pere che io per questioni organizzative ho cotto ieri sera, per cuocere le pere sarà necessario un vino rosso, burro e zucchero, basterà tagliarle a quadretti di circa 1,5 cm e di farle saltare in padella. E gli ingredienti li troverete all'interno del canale: latte, panna per dolci, colla di pesce, zucchero, noci che useremo per decorare, gocce di cioccolato, tuorli e zafferano che, come mi ha spiegato Carolina, io ho messo a bagno ieri sera in 50 g di latte tiepido. Quindi l'ho lasciato in infusione tutta la notte e oggi l'ho solamente filtrato. Un cerchio per dolci di diametro 22 cm. Iniziamo andando a mettere a bagno la colla di pesce in acqua fredda. Ora mettiamo a bollire il latte. Mentre il latte si sta scaldando, andiamo a mettere in una ciotola lo zucchero e i tuorli. Mescoliamo bene con una frusta. Una volta che il latte ha raggiunto il bollore, togliamo dal fuoco, andiamo ad aggiungere il latte con lo zafferano. Quindi aggiungiamo al latte caldo il composto di tuorli e zucchero. A questo punto rimettiamo sopra la fiamma dolce e facciamo cuocere fino a 82 gradi. È fondamentale non superare questa temperatura, altrimenti la bavarese si rovina. Ok, come vedete la temperatura ha raggiunto 82 gradi, quindi vado a togliere dal fuoco. Ora mettiamo nel composto la colla di pesce bene strizzata. Mettiamo bene in modo da far sciogliere completamente la colla di pesce. A questo punto, prima di aggiungere la panna montata, bisogna far raffreddare il composto. La panna montata deve essere aggiunta quando il composto ha raggiunto la temperatura di 25 gradi. Mentre il composto della crema bavarese si raffredda, andiamo a preparare lo stampo dove creare la torta. Allora, prendiamo una base dove appoggiare il disco in alluminio. Quindi prendiamo la base di daiquiris alle noci e tagliamola con della stessa grandezza della parte interna dell'anello in alluminio. Ok, una volta tagliata la base, andiamo a passare con della carta imbevuta di olio di semi la parte interna del cerchio in alluminio. Quindi riposizioniamo il disco tagliato all'interno del cerchio. Ora andiamo a mettere le gocce di cioccolato nelle pere già cotte e, mi raccomando, devono essere raffreddate. Ok, dopo aver amalgamato le gocce con le pere, vado a stendere questo composto sopra il disco di pasta da Chris. Il risultato che dovrete ottenere è questo qua. Quando il composto ha raggiunto la temperatura giusta, andiamo a preparare la panna. Nella panna non va aggiunto zucchero. Ok, la panna non deve essere troppo montata. Prima di aggiungere la panna vado a controllare meglio la temperatura. Il termometro segna 24,4, quindi si può procedere. Aggiungo la panna mettendola in più riprese.
girando sempre dal basso verso l'alto. È importante che la panna non si smonti in modo da ottenere una bavarese soffice. Una volta ben amalgamata la panna, non resta che mettere la bavarese allo zafferano dentro allo stampo preparato in precedenza. Muovete leggermente lo stampo in modo da far livellare bene la bavarese, quindi riponete in freezer in modo da far freddare bene il dolce per poterlo togliere dallo stampo. Una volta che la torta sia indurita in congelatore la possiamo andare a liberare dallo stampo. Scaldiamo l'anello in metallo. Dopo aver liberato i dolci dall'anello in ferro, procedo con la decorazione. Dopo aver creato una decorazione con fette di pere, noci, decorazione in cioccolato e pistilli di zafferano, la bavarese allo zafferano con pere e noci è pronta. Grazie per aver seguito la mia video ricetta, ci vediamo al prossimo dolce.